Benvenuti nella formazione in cloud di Automotive Global Service. Oggi vedremo il cambio ZF8HP, un cambio relativamente giovane ma molto diffuso. Vi parlerò del funzionamento, di come effettuare la manutenzione, di come fare la ricerca guasti e di come effettuare la revisione. Buona visione! Il gruppo idraulico deve creare e gestire le seguenti pressioni: pressione di lavoro, pressione di comando, pressione di modulazione, pressione di regolazione, pressione di lubrificazione. Queste pressioni, regolamentate dalla centralina cambio che comanda le elettrovalvole e regolate dalle valvole, permettono il buon funzionamento di tutto il cambio e un comfort notevole. Per quanto riguarda le informazioni sulla manutenzione, siamo in piattaforma nella sezione parte pratica. E andiamo a individuare il veicolo in nostro possesso. Andiamo nella sezione manutenzione. Andiamo per prima cosa a vederci la scheda tecnica, quindi sostituzione consigliata a 100.000 km. Le specifiche dell'olio in funzione delle case costruttrici. Ora parliamo di ricerca guasti, iniziando dalla fase di accettazione. Cercate di farvi dare più informazioni possibili dai clienti di come è avvenuto il problema, in quale condizioni. Se non siete convinti, fate guidare il cliente per capire un attimino il suo stile di guida. I componenti necessari per il funzionamento del convertitore sono una valvola di regolazione pressione di riempimento, una valvola di bilanciamento della pressione tra entrata e uscita, di un'elettrovalvola comando blocco convertitore con la sua relativa valvola. Queste ultime due servono per far funzionare.